Dimmi se questo ti suona familiare. Devi andare a scuola, prendi buoni voti, così avrai un lavoro sicuro e ben pagato. Scommetto che il 95% di voi è stato cresciuto credendo che questa sia la strada per il successo finanziario. Io lo sono stato, e questo percorso potrebbe essere il più adatto per alcune persone, ma sicuramente non per tutti. Nei quadranti del cash flow, Robert Kiyosaki spiega come ci sono quattro diversi percorsi per diventare ricchi, ma alcuni sono più efficienti di altri. Benvenuto in direzionecrescita.com, il primo canale di crescita personale in Italia, dove ogni giorno vieni guidato verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Se ancora non lo sai già, iscriviti ed attiva le notifiche così da rimanere aggiornato su ogni nuovo video che pubblichiamo. Punto numero 1. Il quadrante del cash flow. Il quadrante del cash flow è un semplice modello che spiega che la ricchezza può arrivare da quattro diverse fonti. A quale quadrante appartieni dipende da dove proviene la maggior parte del tuo reddito. I quattro diversi quadranti sono E. il dipendente. S. il piccolo imprenditore o lavoratore autonomo. B. il grande imprenditore. I. l'investitore. Il dipendente punta alla sicurezza, raggiunge il successo finanziario salendo la gerarchia aziendale e potrebbe dire un qualcosa come: cerco un lavoro stabile con colleghi simpatici e grandi vantaggi. Il piccolo imprenditore o lavoratore autonomo, d'altra parte, si impegna per il controllo, raggiunge il successo finanziario diventando altamente specializzato in un campo impegnativo e potrebbe dire un qualcosa come: cerco un lavoro dove decido io, in cui posso essere ben retribuito, in base alle mie abilità e al mio tempo. Il grande imprenditore aspira invece alla libertà, raggiunge il successo finanziario creando un sistema di business redditizio e potrebbe dire un qualcosa come: sto cercando persone più intelligenti di me per gestire il mio business per me. Anche l'investitore aspira alla libertà, ma lo fa allocando denaro dove ha il rendimento atteso più alto. Potrebbe dire un qualcosa come: sto cercando un posto dove i miei soldi possano lavorare per me nella maniera più redditizia possibile. Punto numero 2. OPT e OPM. La prima differenza tra il lato sinistro del quadrante del cash flow e il lato destro è OPT e OPM. OPT sta per Other People's Time, il tempo degli altri, e OPM sta per Other People's Money, per i soldi degli altri. Una persona del quadrante B utilizza OPT e OPM quando sta progettando un sistema aziendale in cui può assumere persone dai quadranti E e S, usando denaro da persone del quadrante I. In genere, investe anche molto del suo tempo per avviare il business, ma di base questo non è essenziale, ed è possibile diventare un proprietario più passivo del business. Una persona del quadrante I usa l'OPT per generare reddito solo dai suoi soldi, e se è abbastanza bravo, in genere può utilizzare il denaro di altre persone insieme al proprio denaro per ridimensionare i profitti dell'investimento. Qui sta la grande differenza. Le persone dei quadranti E e S non possono mai usare OPT e OPM. Pertanto, più successo ottengono nei loro quadranti, più soldi guadagnano, ma allo stesso tempo aumenta il loro carico di lavoro. Punto numero 3. I pro e i contro dei quadranti. E. il dipendente. Pro. Ridotta incertezza finanziaria, ferie pagate, assicurazione sanitaria e altri benefici, e i colleghi. Contro. Per lui successo significa più lavoro e meno tempo libero. Le tue abilità sono spesso superiori al tuo stipendio, se non sei un buon a nulla. Colleghi, soprattutto superiori. S. il piccolo imprenditore o lavoratore autonomo. Pro. Sei il capo di te stesso. Sei pagato in base alle abilità. Contro. Anche per lui, successo significa più lavoro e meno tempo libero. E l'incertezza finanziaria. Potresti perdere soldi. B. il grande imprenditore. Pro. OPT e OPM. La libertà finanziaria può essere raggiunta velocemente. Una parte dei tuoi profitti va direttamente a te, in altre parole paghi meno tasse. Contro. Incertezza finanziaria. Potresti perdere soldi. Richiede un insieme di competenze diverso da quello che insegna la scuola e dovrai gestire delle persone. I. l'investitore. Pro. OPT e OPM. La libertà finanziaria può essere raggiunta velocemente. Una parte maggiore dei tuoi profitti va direttamente a te, in altre parole paghi meno tasse. Può essere passivo. Contro, incertezza finanziaria, potresti perdere soldi. Punto numero 4. Rompi la dipendenza, spostandoti sul lato destro. Quindi ci sono pro e contro in tutti i quadranti, ma il lato destro è dove la libertà finanziaria può essere raggiunta più rapidamente. Perciò potremmo chiederci, come facciamo a passare dall'altra parte?
il denaro è capace di creare dipendenza, proprio come il sesso o la droga. Pertanto, quando guadagni denaro attraverso un quadrante specifico, sarai dipendente da quel quadrante. Se guadagni soldi come dipendente di una grande azienda, ad esempio, il tuo cervello associerà quel tipo di lavoro a una ricompensa in denaro. Per questo motivo il passaggio da un quadrante all'altro diventa più complicato. Inoltre, se sei cresciuto in una famiglia in cui laurea, sicurezza del lavoro, ferie pagate e pensione governativa siano stati elementi fondamentali, potrebbe essere ancora più complicato. Ecco alcuni potenziali ostacoli nel quale potresti incappare. Stai correndo troppi rischi. E se fallisci? I soldi non fanno la felicità comunque. E come se non bastasse, il nostro sistema educativo è retto in modo da premiare chi fa il minor numero di errori e punisce chi ne fa di più. Nei quadranti B e I devi agire nella maniera opposta. Le persone che agiscono, ovviamente, commetteranno errori, ma sul lungo periodo queste persone apprenderanno di più e guadagneranno di più come imprenditori e o investitori. Thomas Edison è stato criticato per aver commesso 1014 errori prima di creare la lampadina elettrica. In risposta ha detto: non ho fallito 1014 volte, ho scoperto con successo cosa non ha funzionato per 1014 volte. Il cambiamento non sarà facile, ma un ottimo inizio è circondarsi di persone che hanno già fatto il viaggio e imparare da quelle che già hanno successo nei quadranti B e I. Punto numero 5. I 5 livelli di investitori. Secondo Robert Kiyosaki, ci sono 5 diversi livelli di investitori. Partendo dal basso abbiamo 1. Il livello intelligenza finanziaria 0. A questo livello abbiamo le persone che non hanno nulla da investire. Ogni mese le loro spese sono più alte del loro reddito, spesso perché dimenticano di pagare loro stesse prima, che è la strategia fondamentale per incrementare la ricchezza, insegnata nel classico L'uomo più ricco di Babilonia. 2. Il livello che risparmia un pezzente. Mettere i soldi guadagnati con il sudore sotto un materasso o in un conto bancario a basso interesse ti metterà nella top 50% delle persone, finanziariamente parlando. Ma questo non significa che sia un solido piano di finanza personale. Perché? Per l'inflazione. Ad esempio, tra il 1980 e il 2017, il valore della corona svedese è stato ridotto del 69%. 3. Il livello ho troppo da fare. Molte persone sono semplicemente troppo impegnate con il loro lavoro, famiglia, amici e vacanze, per dedicare tempo agli investimenti, quindi lo fanno fare ad altri per loro. Il problema con quest'idea è che una persona del genere non imparerà mai a investire. 4. Il livello sono un professionista. Questo è l'investitore fai da te. Usa i suoi soldi e prende le sue decisioni. Impara sulla materia, ma non è ancora arrivato all'ultimo stadio. Mentre guardi questo canale, mi aspettavo che fossi già a questo livello, o superiore, o che almeno le tue intenzioni fossero di arrivare qui. 5. Il livello capitalista. Questo è un investitore che viene dal quadrante B e ha imparato a utilizzare quei concetti nel suo investimento. Ad esempio, non investe da solo. Ha consulenti che lo aiutano a raccogliere informazioni sul mercato e in questo utilizza OPT. Inoltre utilizza l'OPM oltre ai propri soldi. Ha anche imparato a usare le aziende per ridurre i livelli di tassazione delle sue plusvalenze. L'investitore di livello 5 è la prima persona che raggiungerà la libertà finanziaria tra gli investitori. E tu che livello di investitore sei? Ecco il riepilogo. Ci sono 4 strade diverse per il successo finanziario. Potresti avere successo come dipendente, lavoratore autonomo, imprenditore e o investitore. Il lato destro del quadrante del cash flow utilizza OPT e OPM. Ci sono pro e contro in tutti i quadranti e a seconda del tuo modo di fare e dei tuoi obiettivi, uno potrebbe essere più adatto dell'altro. Se desideri passare ai quadranti B e I, devi imparare ad accettare i rischi, commettere errori e circondarti di persone che hanno raggiunto ciò che tu vuoi raggiungere. Ci sono 5 livelli di investitori e i profitti maggiori vanno all'investitore di livello 5, che ha imparato come implementare concetti di business nel suo approccio agli investimenti. Bene, per questo video è tutto. Grazie mille per essere rimasto fino a qui. Lascia un mi piace se hai gradito e facci sapere tu cosa ne pensi nei commenti. Non dimenticare di dare un'occhiata alla descrizione di questo video per trovare tutti i nostri link più utili, incluso il nostro sito ufficiale con moltissime risorse utili alla tua formazione. Ricorda, il successo non è cosa ottieni, ma ciò che diventi. Ti aspettiamo al prossimo video. A presto!